Ciao a tutti, oggi in questa nuova recensione ho deciso di parlarvi di una scarpa che per me è stata una bellissima scoperta. Subito ero un po' scettico perché è stata la mia prima scarpa da trail con la piastra in carbonio. Sto parlando della Hoka Tectonix 2. In realtà non si tratta di una vera e propria piastra in carbonio a tutta larghezza, ma sono due piastre in parallelo. Hoka in questo caso si è ispirata alle placche tettoniche, da cui deriva anche il nome della scarpa. Andiamo a vederle insieme e partiamo con alcune caratteristiche. Abbiamo un drop di 5 mm e un'altezza dal suolo di 32 mm dal tallone e di 27 dall'avampiede. Quindi, per darvi un'idea, è una via di mezzo, sempre rimanendo in casa Hoka, tra una Zinal e una Speedgoat. È quindi una scarpa abbastanza morbida, ma soprattutto reattiva e veloce. L'ho trovata anche molto precisa, a differenza della Speedgoat che per me lo è un po' meno. Rispetto alla versione precedente è ingrassata di 12 grammi, ma vi assicuro che la differenza non si sente in alcun modo. Alcuni dei dettagli più importanti li troviamo nella tomaia in Matrix, a differenza della Tecton 1 che usava una tomaia in Jacquard Mesh. Questa nuova tomaia, oltre ad essere più leggera, garantisce anche una maggior durata ed è idrorepellente. La tomaia, come potete vedere, ha un profilo abbastanza basso perché in questo caso l'intersuola si alza e va ad avvolgere quest'ultima, garantendo più stabilità al piede. Questa, secondo me, è una caratteristica fondamentale quando si corre un trail, che sia lungo o corto. La stabilità in questo caso si sente ed è davvero ottima. Abbiamo poi una linguetta abbastanza sottile, rinforzata come potete vedere con dei soffietti laterali collegati alla tomaia per migliorarne la posizione e la tenuta laterale. Abbiamo poi un sistema di allacciatura molto valido che va a stringere bene il piede con dei lacci in poliestere che non sono troppo lunghi e a me questo piace molto. Abbiamo poi una conchiglia che, anche se ha un'imbottitura minima, come potete vedere, avvolge bene il tallone. Questa è una caratteristica che a me piace molto. La calzata di questa scarpa è davvero comoda e precisa, avvolge bene il piede, ma nonostante questo sembra quasi di non averla addosso grazie alla sua traspirabilità e leggerezza. Abbiamo poi un'intersuola in Profi Plus a doppia densità, più morbida a contatto col piede e più stabile a contatto col terreno. La stessa mescola è stata utilizzata da Hoka in altre scarpe stradali, quindi garantisce una buona ammortizzazione, ma è soprattutto adatta per tenere ritmi medio-veloci, col vantaggio di avere queste due piastre in carbonio parallele che si adattano bene alle regolarità che si possono trovare su un terreno da trail e aiutano la biomeccanica di corsa e ad utilizzare meno energia in spinta. Questa intersuola è quindi ben ammortizzata ma non spugnosa, non fa quindi affondare il piede ma lo rilancia bene in fase di spinta e a me personalmente piace davvero tanto. Il fatto che poi la mescola sia a doppia intensità garantisce una maggior stabilità di questa scarpa rispetto alla sorella Speedgoat, con un comportamento molto più simile a quello di una Mafate. Abbiamo poi una suola in Vibram Mega Grip in versione light beige, pensata per offrire velocità e precisione con questi piccoli tasselli di 4 mm multidirezionali. La zona mediale, come potete vedere, alcuni altri punti della scarpa non sono coperti dal battistrada, infatti si possono trovare segni di contatto col terreno già anche dopo pochi chilometri. È una scarpa che vedrei benissimo su tracciati veloci e corribili, come ad esempio una Brunello Crossing o un Chianti Ultra Trail, ma si difende molto bene anche su tratti rocciosi un po' più tecnici. Con questa scarpa ho corso poco fa la corsa della Bora di 28 km. Durante la gara ha sempre piovuto, quindi fortunatamente il terreno non era fangoso, ma era comunque bagnato e scivoloso. C'erano anche alcuni tratti di roccia appunto bagnata, ma non ho mai rischiato una mezza volta di scivolare, quindi in termini di tenuta e di stabilità è davvero un'ottima scarpa e la preferisco rispetto alla Speedgoat. Non l'ho ancora provata su un sentiero fangoso, ma penso che questa sia l'unica condizione in cui questa scarpa possa soffrire un pochino, perché i tasselli, nonostante siano comunque abbastanza fitti, non riescono poi a scaricare l'eventuale fango che si ferma sotto la suola. Quindi questa, secondo me, è l'unica condizione in cui questa scarpa possa soffrire un pochino in termini di tenuta. In termini di durata, questa scarpa, essendo molto veloce e reattiva, penso che dopo 350-400 km tenda a scaricarsi. Questo non vuol dire che sia da buttare, semplicemente non è più così performante e
e non la utilizzerei più in gara, ma è perfetta per comunque continuare ad utilizzarla durante gli allenamenti. Non dimentichiamoci che abbiamo un battistrada in Vibram Mega Grip e come le altre sorelle penso che possa arrivare intorno ai 700-800 km. Questo dipende ovviamente anche in base alla abrasività del terreno su cui corriamo. Piccola parentesi, visto anche il costo di questa scarpa, sarebbe un peccato e uno spreco forse utilizzarla solo per 350-400 km, quindi sì, il mio consiglio è di non utilizzarla magari in gara o per cercare la prestazione, ma di usarla solo in allenamento. Penso che sia una scarpa molto divertente, ma non adatta a tutti. Penso sia adatta a runner comunque esperti e veloci, perché sì, se non si corre veloce con questa scarpa non si utilizza la sua caratteristica principale, che è la reattività. Mentre per atleti un po' più veloci e veloci, a cui piace cercare la prestazione e migliorare la loro performance in gara, penso che questa scarpa possa essere davvero la soluzione giusta. Se volete quindi una scarpa veloce, reattiva, precisa e da gara per cercare di dare il vostro massimo e cercare la vostra migliore prestazione, questa è sicuramente la scarpa che fa per voi. Spero che il video vi sia stato utile, se vi è piaciuto lasciate un mi piace qui sotto e iscrivetevi al canale. Intanto grazie per avermi seguito, ciao a tutti e buone corse!